domani l'RVM è di Roma. È una serata importantissima per Orlando Fiordigiglio, che si è preparato come non mai a questo incontro. Le fasi di rifinitura, le cosiddette fasi di sparring, le ha fatte con autentici campioni come Signani, Spada, che il 5 disputerà in Messico il mondiale dei pesi medi, quindi Della Rosa e De Carolis. Sono quattro nomi tra i migliori pugili che l'Italia può vantare in questo momento, e lui si è preparato proprio con loro. L'ultimo match con Janos Varga, KO alla seconda ripresa, un match voluto proprio da Bartolomeo Gordini, perché dopo aver vinto il titolo dell'Unione Europea con Giuseppe Langella il 29 giugno scorso, Gordini ha ritenuto opportuno che il suo assistito avesse un altro incontro per non restare a digiuno. Invece Ruben Baron, il madrileno, 34enne, ed ecco il via al combattimento, il 30 novembre scorso. Il primo sinistro di Fiordigiglio, che continua ad insistere con il suo jab, vuole far capire al suo avversario che lui questa sera qui in Italia non vuol perdere questo combattimento, perché ne ha tutte le possibilità anche per vincerlo, diciamo la verità. E l'avversario però non è da meno. No, è da di più. Ruben Baron è un pugile di 34 anni, perciò una grande maturità anche. Una grande esperienza, sì. E ha combattuto già per corone internazionali, lo ricordiamo, anche il tentativo del mondiale contro Felix Sturm, perso per decisione unanima, ma alle 12 riprese, attenzione, perché questo spagnolo ha tenuto Sturm fino alle 12 riprese. E poi, come detto, il titolo dell'Unione Europea, perso contro McLean a Liverpool, e tanti tanti incontri. Questo è il 50° della carriera, vanta 42 successi, e c'è da festeggiare all'angolo di Orlando Fiordigiglio anche il 5086° angolo professionistico per il maestro di lungo corso. Per quanto riguarda le strategie da adottare nel team di Fiordigiglio, si pensa ovviamente, essendo entrambi dei diesel, attenzione, finisce a terra pizzicato dal gancio sinistro, esplode il tifo del palazzetto. Il colpo non è stato di quelli knockdown, però fa impressione vedere cadere così il... e tutto sommato questo le farà bene a Fiordigiglio. Adesso prova a forzare Fiordigiglio, ha nel jab e nel gancio sinistro due colpi potenti, i suoi due migliori colpi. Vedo però che anche Baron con il suo diretto sinistro, soprattutto al corpo, al bersaglio grosso, può fare dei danni. Quindi atterramento nella prima ripresa per Baron su sinistro di Fiordigiglio. Oh. E il gancio destro che va a segno, prima ripresa che va a sfumare gli ultimi secondi con un bilancio positivo. Scambio per l'aretino del montante sinistro, entrambi nello stesso colpo, e Fiordigiglio però con il suo gancio sinistro riesce ad entrare qualche volta nella guardia del Baron. Finisce la prima ripresa con grande soddisfazione di Fiordigiglio. Adesso andremo a sentire Gordini, le sue parole, io credo di soddisfazione. Ascoltiamo. Un combattimento molto pulito, si sta vedendo che mi hai dato troppo, non cadere su quel sinistro, bene, hai capito, quel sinistro verso là, due, visto che dopo prende anche la sberla sotto, Okay. Prepara il ferro dopo, No, non è giudizio abbastanza tranquillo, dei consigli
minimi. Sì. Ecco, sinistro verso l'alto. Beh, Gordini, e qui abbiamo dicendo... rivisto, Ballani ci ha fatto rivedere il gancio sinistro che ha colto un po' sbilanciato lo spagnolo. Ma comunque la strada è lunga, è difficile, lo sa bene Gordini, che non si fa più illusioni di quelle che è legittimo farsi. Seconda ripresa, titolo dell'Unione Europea, prima difesa per Fiodirgiglio e titolo internazionale da WBC in palio perché vacante. Barone molto composto e veloce sulle gambe, si sposta in tondo, in cerchio. Da Roma intanto ringraziamo il coordinamento giornalistico di Carlo Bufacchi. Adesso c'è la replica con il montante. Ottimo, ma deve si stare fa più aggressivo attento, lo spagnolo. Deve stare attento ai colpi al bersaglio grosso. Fiordigilio, perché lascia scoperta la parte superiore. Tutti i match, tutte le sconfitte prima del limite dello spagnolo sono state effettuate nelle prime riprese. Questo ha dimostrazione che ci mette parecchio a carburare, ma poi dopo le sei riprese ovviamente lo spagnolo va in crescendo. Ricordiamo anche che è la prima volta che Fiordigilio si affaccia ad una distanza del genere. Sì, per Fiordigilio è una esperienza nuova. Sì, dopo la decima ripresa, in pratica è un terreno sconosciuto, però tra 10 e 12 la differenza non è enorme come tra 6 e 12 o 6 e 10. Tanto accusa i montanti lo spagnolo. Ed è ancora Fiordigilio che porta i colpi più belli. Ci riesce. Pugile Fiordigilio di una grande professionalità, molto molto serio, ligio quando si tratta di allenarsi, fa vita da atleta e vuole grandi traguardi. A 29 anni sente che il momento buono è arrivato, questo è un momento decisivo, questo è un match della verità. Il montante destro viene a pressare Varone all'angolo. In questa parte del round è Fiordigilio che mette all'angolo l'avversario e lo colpisce e ancora da ogni parte. Incalza, sangue dal naso per lo spagnolo, incalza Liberico. Ruben Varone. Ruben Varone comunque è un pugile da tenere da a bada fino all'ultimo momento, perché è pericoloso. Sì. Il suo pugilato è bello pulito, la sua guardia Chiuleri è composta. Più le riprese passano, Nino, e più Varone è pericoloso. Però da questi primi sparazzi possiamo vedere come Fiordigilio si sia preparato al meglio per questo incontro. Assolutamente, per quello Fiordigilio sta facendo delle bellissime cose. Gancio sinistro e destra, ancora il sinistro di Fiordigilio. Il sinistro di Fiordigilio sta seconda ripresa la differenza. In cascina dopo la prima anche la seconda. Andiamo ad ascoltare, vediamo se riusciamo a decifrare lo spagnolo, il madrileno. Por favor, vale, está bien, escucha. Bien, este salto ya bien, pero con la izquierda en movimiento, con piernas en movimiento, tan, tocándolo, no se entera, va muy clavado. No quieras ir al palo todavía. Vale. Yo me estoy diciendo que debe muoversi sulle gambe. Muoversi, sì, sulle gambe. Soprattutto usare anche lui il jab. Ecco, come in questa circostanza si è mosso ma è rimasto praticamente con la guardia chiusa, quindi l'invito da parte di Sanchez Atocha. Bella questa azione di Fiordigilio. Sì, di una maggiore attività, soprattutto di portare i colpi e andare via. Sì, perché questo primo round è stato per Fiordigilio quello dove lui ha portato una grande quantità di colpi in più del suo avversario. Vediamo, è un grande professionista lo spagnolo, vediamo se adesso cambia il registro dopo più suggerimenti. La riprimenda di Atocha. Si incrociano i jab sinistri, terzo round. Bello il diretto sinistro. E ancora in diretta dal Palasport di Arezzo. Questa difesa del titolo dell'Unione Europea che schiude di fatto la possibilità di combattere
per uno dei due per il titolo continentale. Comunque il match è aperto ancora, perché sto vedendo fra l'altro che Varon non si è scomposto con i colpi che anche pur ricevuto da Fiordigilio, e continua ad attaccare, a muoversi in avanti, a cercare di mettere in difficoltà Fiordigilio. Viene incitato dall'angolo ad attaccare, a muoversi, ma è Fiordigilio invece che lo anticipa, ancora col suo diretto sinistro, montante destro e calcio sinistro. Il diretto sinistro di Fiordigilio è straordinario, bellissimo. Attenzione però, perché Varon ha iniziato a guadagnare centimetri e costantemente in avanti, costantemente ad accorciare la distanza. È vero che sta subendo in questo momento Fiordigilio, che adesso arriva anche leggermente basso sotto la cintura in modo assolutamente involontario, però ecco, attenzione, perché sta conquistando il centro del ring lo spagnolo, e dalla posizione in cui si trova il suo jab sinistro arriva molto più potente contro Fiordigilio. Lega con mestiere Varon. Le prime due riprese era un po' congelato lo spagnolo, questa terza sta venendo fuori. Ma Fiordigilio risponde per le rime. Sì, quello che mi preoccupa è questo avanzare costantemente, quindi obbligare Fiordigilio a fare un match un po' diverso rispetto alle prime due riprese, in cui era lui a cercare il combattimento. Sì, Varon costantemente cammina avanti, fa i passi verso l'avversario e si trova nella distanza che lui predilige, anche perché se ne è cercata. Avete visto, ha legato e poi ha fatto partire quella montante. Ovviamente non è un colpo pulito, però finisce questo terzo round. E un terzo round anche in questa circostanza, nonostante ci sia stata una crescita di Varon, credo che i giudici possano aver giudicato la ripresa, ma poi lo vedremo alla fine. Ascoltiamo intanto. Tiene su le mani. Sta andando da Dio Orlando. Tielo lontano con quel sinistro. Ok. Sciolto, sei caldo, sta andando bene, senti bene. Ottimo, bravo Orlando. Stai andando bene, passa destra due volte, destra e sinistro, hai capito? Okay. In velocità, sempre in velocità, respira, su. Bravissimo, dagli l'acqua. Vedi? Passo a destra, quindi uscendo dalla guardia di Varon, destro e sinistro, parliamo sempre di diretti. Questo è il consiglio di Gordini, di Bartolomeo Gordini. Quarto round, subito il jab di Varon che va a pizzicare il naso di Fiordigilio, che tenta poi con questo gancio sinistro. Anche Fiordigilio adesso sta cercando di mantenere il centro del quadrato, non lascia più lo spazio come prima a Varon di attaccare, di muoversi in avanti. È lui che cerca di prendere lo spazio e fa guizzare di tanto in tanto il sinistro. Varon ha un repertorio che comprende anche dei colpi personalizzati che giungono a segno per traiettorie un po' imprevedibili. Bello. È segnato all'occhio sinistro intanto Fiordigilio. Bel jab di sinistro di Fiordigilio, sta andando bene, c'è la replica immediata però sempre così di Varon. L'1-2, prova con il montante ma va liscio. Doppio jab di Varon. Prova con il montante destro. Attento a non scoprirsi troppo quando porta il suo destro troppo adesso largo. Adesso va invece a gettarsi proprio con il mento sul dentro sinistro di Varon. Quello l'ha preso lui in pratica. No, però ha risposto immediatamente, sì, anche con i suoi colpi.
calcio sinistro di Fior di Giglio. La compostezza di Varon è che fa paura, perché è sempre composto e i suoi attacchi sono sempre coordinati e ordinati. 50 secondi al termine, dopo le prime due riprese adesso sembra leggermente intimorito Fior di Giglio, o forse sta semplicemente risparmiando le energie. Speriamo che sia questo, cioè che stia cercando di amministrare, perché il cammino è lungo. Certo, l'incontro non è facile, è un incontro difficilissimo. È un incontro difficilissimo per Fior di Giglio. L'1-2 adesso dell'italiano. Ottimo. Adesso deve andare via dalle corde. Però era abito. 1-2, gancio sinistro. Bella questa azione. E ancora gancio sinistro. Peccato che non è riuscito a portarli. Replicato ancora. Perfettamente a segno. Bella questo finale di round. Molto bello. Che le ha, direi, dato la supremazia al round per lui. Sentiamo Fior di Giglio. Ok, Orlando sta andando da Dio. Sta andando da Dio. Ascolta, devi starti più sulle gambe e fai quel lavoro in velocità. Hai visto? Prende anche gli altri colpi. Ecco, dai. Sta andando da Dio. Diello lontano. Viene incitato, rincuorato, stimolato Fior di Giglio al suo angolo. Il sinistro spacca il mondo, capito? Sta spaccando. Anche il diatro, se tu sposti a destra, mi metti il destro da Chito, ma glielo devi fare con disinvoltura. Tu pensa solo sinistro, le mani sopra le sue, è lui che deve cadere nell'imbuto. Nell'imbuto, decifriamo. Beh, Nino. Sì, sì. I colpi devono entrare per quel passaggio. Perché Gordini è un po' filosofo. Un imbuto, bello, mi piace questa definizione. Quinto round. Della precisione dei colpi. Vediamo, cerchiamo di vedere questo spostamento a destra di Fior di Giglio. Deve incassare un sinistro diretto e Varon si muove molto velocemente. E dopo tre riprese è in netto vantaggio. Abbiamo ricevuto i primi tre cartellini, lo score, o meglio, lo score dei round. Sì, lo score dei round. Adesso si vedeva comunque. Bene, 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 bene. L'1-2. Molto concentrato Orlando Fior di Giglio, molto molto concentrato. Vediamo quell'occhio che è un po' segnato, l'occhio sinistro. Salta via il paradenti intanto dalla bocca di Orlando su un colpo dello spagnolo, che nel frattempo ha strizzato l'occhio al suo angolo. Gesti di intesa e sguardo da volpe che non ci piace per niente. No, ma su quello senza dubbio Varon è un ragazzo intelligente, un pugile che conosce benissimo il suo mestiere e si capisce dalla, come lo vedete, i suoi piccoli passi. Gancio sinistro corto di Fior di Giglio intanto. I suoi piccoli passi che lo portano vicino all'avversario. I sinistri lunghi di Fior di Giglio. Quell'occhiolino non mi è piaciuto comunque. Dovrebbero fare la differenza. Il destro di Fior di Giglio, bravo, forza Orlando. Così, con il montante, poi la replica di Varon, ma è troppo distante. Orlando è andata a vuoto. Ancora il sinistro. Col gancio però ha replicato immediatamente sotto. Il sinistro ancora, come ha detto Gordini, sinistro eccezionale. Certo, veramente ostico lo spagnolo. Esperienza e resistenza.
viene avanti costantemente, un po' come se fosse nella corrida. Bella questa, bellissimo questo destro che l'ha sentito quasi Baron. Grande scuola da parte di Orlando Fiordigilio. Queste sono le cose che deve fare, ripetendo e replicando i colpi. 10 secondi al termine di questo quinto round. Vediamo gli ultimi colpi di chi saranno. C'entra con il jab sinistro due volte Baron prima della campanella. Ascoltiamo adesso l'angolo spagnolo. Su efectividad va bajando, ¿de acuerdo? ¿Lo notas tú? Sí, bien. Bueno, Rubén. Vamos a el sexto asalto. Está bien, está bien. Ahora ya nuestra izquierda, ¿vale? Y a pegarle abajo con todo. Y luego la salida al lateral. Eso sí. ¿Podemos? Estamos enteros, ¿no? ¿Cómo te encuentras? Bien. Con mucho cuidado, el no comerte la entrada, tan, doble cintura, tan, ¿eh? Sí, pero quita. Sí, pratica la combinazione a sinistra sì. Al corpo e poi salendo consiglio del gancio sinistro. Ha detto che deve usare di più il sinistro anche, sì. Portandosi sotto al corpo, vicino al corpo dell'avversario. Sì. Beh, chiaramente deve in questa sesta ripresa accorciare le distanze, ovviamente siamo quasi al giro di boa, questo è il momento ottimo. Della verità per entrambi, entrambi sono dei diesel come abbiamo detto, entrambi hanno difficoltà nelle prime riprese e poi vanno in crescendo, ricordiamo ancora che Orlando Fiordigilio non ha mai combattuto oltre le 10 riprese, quindi certo farne due vuol dire essersi preparati per le 12 tranquillamente, però lo spagnolo ha mentalmente questa distanza ormai nei suoi geni, nei suoi cromosomi. Sì sì, ma adesso lo vedete Giglio, Fiordigilio che sì ha incassato questo diretto sinistro, ma è lui che porta la maggiore quantità di colpi. Questo è importante perché dimostra anche la freschezza. Tornato a venire sotto comunque Baron a conquistare quei centimetri che Fiordigilio ovviamente non gli deve concedere, però è chiaro che anche utilizzare come baluardo, come ostacolo costantemente il giallo sinistro, comunque bravo il Fiordigilio perché quasi impossibile. Riesce a fermare l'azione di Baron quando le è vicino con colpi cort, stretti, che non è facile. Bene. Ecco, tutti questi colpi bellissimi, queste sono azioni che vanno a riempire il carniere dei punti di Fiordigilio. Attenzione a sinistra, Orlando, opa. Attenzione. Non dovrebbe far avvicinare così Baron, ovviamente sta cercando di non farlo, ma in questo sesto round è andato benissimo fino a questo momento, adesso un paio di volte ha sbagliato e Baron è entrato nella sua guardia. Sembra affiorare anche un po' di stanchezza, ma non probabilmente ma soltanto no, un mio effetto ottico. Sì, sì, ma no, replica bene agli attacchi e ai colpi di Baron. Il suo jab è sempre preciso, lungo, ben coperto nella guardia. Sì, ben coperto nella guardia Fiordigilio, riesce a bloccare i colpi di Baron. Sì, è stata una ripresa difficile questa per Fiordigilio. Ma ho osservato attentamente sì. E ho visto i colpi di Fiordigilio che sono arrivati più numerosi di quanti ascoltiamo. Non ci è riuscito a fare Baron. Devi lavorare fuori di
dal sinistro, lo porti anche in ganzo, chiudi e poi magari chiudi col destro, hai capito? Ma chiusi, precisi, ok? Precisi, ok? Devi andare sempre, devi cucire, 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 capito? Il sinistro devi veramente usarlo come un fioretto, pensa alla schema, fai il fiorettista stasera. Non ti perdi i secondi, non ti perdere di testa. Second out. Dai, mettiglielo. Andiamo a vedere in questo settimo round il sinistro sul quale Gordini da sempre con tutti i suoi allievi insiste, perché una volta disse con il sinistro puoi girare tutto il mondo. È vero. Settimo round, in palio la corona dell'Unione Europea. Replica immediatamente. Sì, alle corde Varon. Vai. Dei pesi super welter e l'internazionale WBC. Stupenda questa azione. Forza Orlando. Siamoci. Energie nel momento in cui bisogna immetterle. Questo fa bene perché siamo al settimo round e Fiordigino sta mostrando che la seconda metà del combattimento la può affrontare tranquillamente, serenamente, almeno alla pari del suo avversario. Veloce nell'azione. Lo stesso peso per entrambi, 50 grammi di differenza, 69 kg e 400 il nostro e 4,50 invece lo spagnolo. E l'altezza è un centimetro di differenza. Secondo me, Nino, al di là di quella che è stata la misurazione ufficiale, io credo che ci sia è più alto. Di più. Intanto, bella l'azione di Orlando Fiordigini in questo momento, che costringe le corde un gancio, e finisce è un gancio sinistro fuori delle corde. Vorrei vederlo. Varon sta contando, certamente è viene contato dall'arbitro Robin Golfier, è finito e finisce qui. Mio Dio, finisce colpo, qui, non è più in grado sinistro, di continuare. Un gancio sinistro che è stato stupendo, meraviglioso. Adesso lo rivedremo tra un attimo, sta venendo giù il pala sport Mario D'Agata, il grande e inaspettato successo prima del limite da parte di Orlando Fiordigilio contro l'avversario più forte mai incontrato della seconda, all'inizio della seconda metà del match. Esatto, e resta quando imbattuto Fiordigilio, 18 vittorie su 18 match. Tutto da vedere, perché in questa seconda metà avrebbe dovuto fare, mantenere quella come l'ha fatto nella prima. Balani ci ripropone, ecco. Montante sinistro, e questo lo sente, poi il montante destro, il gancio sinistro d'incontro, eccolo, che spedisce oltre le corde Varon. Apparentemente non sembrava aver subito una posizione così forte, ma è questo montante alla punta del mento. È stato il montante, esatto, il primo colpo. Sì, quello che ha accusato pesante. Accusato. Ecco, guarda. Allora, il gancio, il montante al fianco. Aspetta. Forse questo l'ha tenuto. E questo montante lo ha sentito. E questo colpo parzialmente addirittura sul guantone. Sul guantone però. Per cui il primo colpo, il montante destro, è stato quello che ha fatto il danno maggiore, supportato immediatamente dal suo gancio sinistro, un gancio sinistro che ne aveva portati prima di questi colpi, ma forse non erano mai arrivati così precisi a segno. Questo devo dire che è stato più all'altezza del naso, della parte superiore del viso, non del mento. Il mento comunque deve averne risentito, perché per rimanere giù così, per essere contato, significa che c'è stato il KO. Tra breve il verdetto che ufficializza il successo, il 18° successo su altrettanti match professionistici da parte di Orlando Fiordigilio, e di fatto grandi abbracci e complimenti da entrambi, e ufficializza le chance per la conquista di un la conquista, o meglio il
la scalata al titolo europeo dei super welter, perché questo... Allora, ecco, noi aspettiamo qualche istante per il verdetto, poi ci fermeremo per un istante di pubblicità, ma torneremo perché vogliamo portarvi ai nostri microfoni il protagonista Orlando Fiordigiglio, per farci raccontare proprio dalla sua voce quello che è stato un match che partiva in salita. Non c'è da rispondere. Ce l'aveva confessato sia Gordini e ovviamente lui stesso tra le righe, quando questa sera prima del match l'abbiamo incontrato e ci ha detto, dice, devo vincere assolutamente, tutti i match si devono vincere, si devono vincere, ma questo lo voglio vincere e lo ha vinto. Ecco qui il verdetto. Un match comunque difficile, fino a quel momento era un match ancora tutto da vedere. Era comunque in vantaggio. Era in vantaggio senza dubbio, ma la parte seconda del combattimento è quella la più importante. Sentiamo Zambar. Orlando Fiordigiglio, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi torniamo dal Pala d'Agata per ascoltare Orlando Fiordigiglio. Linea alla regia. Che cosa avrà da dirci?